Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo tanto tempo, recensiremo un videogioco horror psicologico. Si tratta del titolo uscito il 26 febbraio, The Town of Light, un gioco sviluppato interamente in uno studio italiano, l'LKA, un horror che si basa sulla narrazione di una storia presa da documentazione esistente. Una ragazzina è entrata in questo manicomio a 16 anni nel 1938 per non poterne più uscire. Stiamo parlando del manicomio abbandonato di Volterra a Pisa, aperto nel 1887 e chiuso nel 1978 con la legge Basaglia. Ma che cosa è successo? Cos'è questo posto? Forse sono morta. Non vedo la luce, forse sono morta. Non ce la faccio dal sole. Che succede? Che mi succede? Qui non c'è nessuno. Questi rumori. Dio, che male alla testa. The Town of Light è un videogioco interattivo in prima persona. Vediamo quasi con gli occhi della ragazza, René, che in molti casi ci guida, ma è abbastanza libero come gameplay. Usa l'immagine della malattia mentale per fare paura, come in molti altri titoli ambientati in manicomi. The Town of Light, invece, vuole dimostrarti come mettersi nei panni di un'altra persona. Può farti capire molte cose. Che nell'umanità dei pazienti o dei medici presenti nel gioco. Senza tacere sulle condizioni effettive della vita all'interno dell'ospedale psichiatrico. A volte dà voce anche ai medici, che non li mostra come degli aguzzini, ma molto spesso li mostra come dei veri e propri medici con le migliori intenzioni. In altri invece li trasforma come degli ottusi burocratici. Non è facile capire la protagonista del gioco, a volte la sua voce, che da quanto riusciamo a capire, è la stessa di René, che ci guida all'esplorazione del manicomio. A volte si riferisce a se stessa, a volte in terza persona, altre parla con me. Rompendo il quarto schermo, si riesce anche a creare un dialogo interattivo con alcune opzioni che possono modificare l'intera storia. Dobbiamo cercare Amara. Facciamo in fretta. Dobbiamo seguire i ricordi. Non permettiamo che si dissolvano. Parlando dell'esplorazione, dicevamo che è molto libero come gameplay, ma se devi giocare per capire la storia, beh, preparati. L'esplorazione è un caos assurdo. Non capiterà mai e poi mai di trovare una misera chiave per aprire una porta. Ma, bensì, le porte si aprono e si chiudono quasi con una forza paranormale. È abbandonato. Beh, ci sono i fantasmi. Il risultato è che non sai mai dove andare per capire qual è la porta che si è magicamente aperta. E quindi molto spesso dovrai premere H per capire, grazie alle intuizioni magiche di René, dove cazzo andare. Invece altre ti vede girare a zonzo come un ubriaco ed eccola! Ho visto una carrozzina al pian terreno. È un posto comodo. Possiamo portare Charlotte al caldo. Si è fatta sentire! È vero. Non dovevo andare qui, che palle! Oh. Per quanto sia dispersiva l'esplorazione, a volte è anche lineare. Dentro gli ambienti ci sono abbastanza elementi come oggetti dell'epoca con cui interagire e molti documenti originali sparsi qui e là da poter leggere. La ricostruzione del manicomio è molto fedele, l'originale invogliandoci ad approfondire l'esplorazione dell'istituto. Se la mia esplorazione non fosse guidata da quella cavolo di voce magica, la solidità dei luoghi e della loro rappresentazione è molto buona anche come grafica. Creerebbero un senso di luogo vero e reale. C'è qualcosa però di spasato anche nel manicomio che dall'altra parte è negativa.
cioè quella dell'ospedale, è pieno degli oggetti degli anni 40, ma è abbandonato dal 1978. Quindi fa calare la realtà dell'uovo. Ciò sta perché The Town of Light mescola e confonde la realtà, facendo sì che il luogo perde la sua realtà e gli eventi dovrebbero essere reali o verosimili, ma anche il sonoro crea un'atmosfera sovrannaturale, come se da un momento all'altro dovessimo vedere uno spettro. Il gioco riesce a dar senso dei locali, ci trascina qui e là tra corridoi e stanze, ci fa muovere e riesce a farci capire la storia del passato anche forzatamente. Racconta la storia, che è molto interessante, attraverso le sale, attraverso i ricordi di René. Ci sono molte scene fortissime, realizzate con semplici animazioni e spesso disegni, ma ci sono parti in prima persona che fanno venire i brividi, come l'elettroshock. Town of Light è caratterizzata anche dalla limitata interattività, che dà un senso di costrizione di tipo fisico e psicologico. René è circondata dalle pazienti che parlano, dormono e si nascondono nel refertorio. Anche quando si percorre il corridoio delle docce con i corpi nudi delle compagne spaurite e tristi. O meglio ancora, quando si è sulla carrozzella, si può muovere soltanto la testa, e se a volte l'esplorazione non è poi così solida, queste parti in prima persona hanno una potenza quasi reale. Ti fanno capire come un videogioco si può raccontare una storia, diciamo, realistica. Direi proprio che la parte finale del videogioco sia una delle migliori, curata e ben fatta, se si ha lo stomaco di guardarla fino in fondo. Ragazzi, il videogioco noi l'abbiamo giocato anche per scrivere questa recensione, ma se volete possiamo rigiocarla insieme a voi, ma censurando alcune parti, perché ci sono molte scene forti, alcune scene di nudo, dove noi purtroppo per i più piccoli di voi non ci sentiamo di mostrare queste parti. Se avete l'occasione di comprarlo su Steam, il prezzo è abbordabile. Non diciamo il prezzo, ma ragazzi, giocatelo. Ricordiamo che il gioco può essere anche giocato con un visore di realtà virtuale, Oculus Rift o Google Cardboard. Se avete l'occasione, giocatelo. Per noi un ottimo gioco, ben fatto, curato graficamente, molto curato. La storia anche essa, ben fatta. Complimenti allo studio italiano LKA. Ragazzi, che posso dirvi? Per questa recensione è tutta. Se ne volete altre, chiedetelo e vi sarà dato. Dai fratelli siciliani è tutto. Ciao a tutti. Trovarsi davanti a un pazzo, sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutte quelle che avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte le vostre costruzioni. Che volete? Costruiscono senza logica? Beati loro.
i pazzi, o con la loro logica che vola come una piuma, volubili, volubili, oggi così e domani chissà come. Voi vi tenete forti ed essi non si tengono più. Voi dite, questo non può essere, e per loro può essere tutto. Luigi Pirandello.